Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. Oggi è una bellissima giornata di sole all'orizzonte, paio di nuvole ma molto lontana. Oggi 26 giovedì gennaio 26 gennaio 2023, anche gennaio si appresta ad andar via, come tecnicamente dovrebbe andar via anche AST, l'azienda siciliana trasporti, ha annunciato che espleve il servizio in condizioni economiche non soddisfacenti, per cui in attesa di regolarizzare anche la propria posizione amministrativa, dato che pare che non ci sia un vero e proprio contratto con la regione siciliana, vorrebbe andare via. In realtà io ricordo negli anni scorsi già uno spauracchio del genere c'è stato, è più che altro un modo per contrattualizzare, secondo me, meglio. Ma qual è la situazione in questa città? Allora, AST espleta il servizio di trasporto urbano, lo fa sicuramente in deficit, perché ho avuto modo di voi di vedere il video che io feci nel 2018, se non ricordo male, sì, dove sono salito su un autobus AST e mi sono fatto l'intero giro e ho registrato il fatto che praticamente oltre me, mio figlio e un altro paio di persone di una certa età, nessuno pagava il servizio. Suppongo che ad oggi sia la stessa identica situazione. Da un punto di vista dell'offerta dei servizi, io so che in questa città c'era un servizio di bassa navetta elettrico, doveva essere comprato anche un certo numero di autobus, non so se erano metano, ma di questi due ultimi non si ha assolutamente più traccia. Sicuramente per il futuro prossimo, imminente, della prossima amministrazione comunale bisognerà rivedere appunto il parco mezzi interno del comune, valutare se è fattibile o meno una un'azienda del comune di Siracusa. Mi dicono che da un punto di vista economico non conviene, che i costi sarebbero enormi, a meno che AST davvero non vada via e la regione siciliana i soldi è data ad AST per Siracusa, li dà al comune. Credo che questa cosa qua fu provata in passato, ma non credo con successo. Poi la regione non ricordo che abbia mai dato soldi direttamente al comune su questo. Altri servizi da implementare per rendere davvero meno caotiche le nostre strade, ma sicuramente bisognerà rivedere totalmente il servizio di bike sharing, non c'è più in questa città, tra virgolette lo userei io per fortuna, probabilmente io sono stato quella persona che a un certo punto pose la domanda, ma conviene il bike sharing a carico del comune di Siracusa? Dopo qualche mese, qualche anno è scomparso tutto, perché anche quello era un servizio che non introitava il comune di Siracusa assolutamente nulla, era solo una fonte di costi, costava un sacco di soldi la manutenzione, ma di fatto il comune non incassava un centesimo. Bisognerà sicuramente rivedere le politiche di car sharing, di carpooling. Cosa sono i car sharing e carpooling? Poi magari in qualche altra diretta ve lo vado a specificare. Bisognerebbe rivedere eventualmente la flotta di hoverboard e monopattini in città, anche di quelle con lo sharing, quindi con la possibilità del noleggio, e soprattutto, dato che abbiamo queste finte piste ciclabili in città, bisogna incentivare l'uso delle bici elettriche, pedalata assistita, tradizionali e quant'altro. Bisogna portare avanti una proposta da me protocollata già in due occasioni diverse, una diversi anni fa, credo nel 2018, una lo scorso anno,
di utilizzare quei servizi che pagano i cittadini per incentivarli nell'utilizzo della mobilità sostenibile. Parliamo di cifre che si aggirano tra intorno ai 25-30 euro al mese. E io sono certo che solo utilizzando questo tipo di agevolazione per i cittadini, questi sono invogliati a utilizzare le bici. Dopodiché, in una bellissima città come Siracusa, io personalmente continuerò a girare con la mia autovettura, anche perché il tragitto che faccio è lungo, il tragitto, poi sono una persona obesa e quindi non ho nessun tipo di intenzione di abbandonare il mio mezzo a quattro ruote, con tutta buona pace di tutti questi soggetti che amano le bici, che per carità sono liberi di fare quello che vogliono. Io sono libero di pagare le mie tasse, le mie assicurazioni, i miei bolli, e devo avere le strade in buona condizione. Poi, dopodiché, se anche questi ciclisti venissero tassati per girare per le nostre strade, io sarei ancora più contento, perché pagheremmo tutti, giustamente. Va bene, qua sono entrato sul personale e penso che le persone hanno capito come la penso io da un punto di vista della viabilità. Noi queste proposte di cui ho parlato già le abbiamo proposte, le abbiamo protocollate, non sono state recepite dall'attuale amministrazione, le riporteremo avanti con la prossima amministrazione comunale. Allora, altro argomento, io sono stato molto lungo su questo, in realtà ci sono molti argomenti importanti di cui parlare. Primo tra tutti, oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 16, quindi dalle 2.30 alle 4, aiutateci ad aiutare, appuntamento alle Terme Bizantine in via Amando Diaz, per dare una passata di vernice interna al cancello principale, anzi al cancello, che c'è il suo comune di cancello, e nel frattempo vediamo di fissare anche la targa descrittiva che abbiamo restaurato grazie all'aiuto di Emanuele, che l'ha modellata e sagomata in modo tale da riuscire a recuperarla, altrimenti era un rifiuto, invece siamo riusciti a restaurarla. Anche qui grazie al volontariato dei nostri associati e simpatizzanti. Poi, per chi volesse dare appunto una mano di vernice insieme a noi, ci vediamo lì sul posto. C'è l'evento Facebook realizzato dal Comitato Artisti Siracusani, potete aderire e aiutateci ad aiutare. Potete fare una donazione, verrà utilizzata per il nostro volontariato civico. Stasera ore 20:15 faremo una riunione dove affronteremo tutte le varie tematiche inerente appunto la nostra città, il nostro volontariato civico. Se volete partecipare vi do il link, così potete collegarvi da remoto nel luogo dove faremo la riunione. Diciamo che già siamo abbastanza persone presenti, per cui meglio evitare ulteriori persone presenti, però ci sarà la possibilità di una diretta su Skype, per cui se volete partecipare mi scrivete in privato al nostro WhatsApp 347 10 97 484, oppure mandate un messaggio privato sui nostri social o a me personalmente come profilo Facebook, oppure al Comitato Attivisti Siracusani. Va bene, io penso di non essermi dimenticato nulla. No, invece una cosa molto importante che ieri ho dimenticato di dire e la dico adesso. Sabato pomeriggio ore 17, per chi non lo sapesse, siete tutti invitati a partecipare presso la sede del Centro di Violenze Pazzi di Arte Lacati 156, all'evento dove, come Comitato Attivisti Siracusani, omaggeremo dei proiettori che ci sono stati a nostra volta donati dalla scuola Giaracà. Ci sarà presente anche l'ex ministra Azzolina, che è l'attuale dirigente della scuola, e faremo appunto questa donazione a delle associazioni che potranno utilizzare questi proiettori per i loro scopi associativi. E anche questo, riutilizzando il termine riuso, è fantastico.
volendo continuare con il nostro percorso ambientalista, dove noi portiamo avanti da sempre non solo le informazioni ai cittadini tramite la nostra pagina Raccolta Differenziata Siracusa, ma tutta una serie di azioni di fatto, azioni reali, dove in prima persona ci vede come soggetti che attuiamo delle attività al fine che il riuso diventi, come la raccolta differenziata, una buona pratica anche in questa città. In questo momento in questa città, tranne qualche sporadica iniziativa private di qualche altra associazione, ma nulla di rilevante, non c'è un vero e proprio riuso. Tra l'altro non è previsto, non c'è neanche un centro riuso ancora in essere, sarà la prossima amministrazione comunale incalzata da noi a dover attuare tutto questo. Del resto è tutto già previsto, è tutto già pagato con i soldi dei contribuenti. Quindi sabato 17, scusate, sabato pomeriggio, cos'è, 28, ore 17, vi aspetto appunto in questo evento. Sarà piacevole fare una chiacchierata, probabilmente faremo anche un paio di attività, perché so che ci saranno presenti molti bambini, per cui faremo anche una piccola formazione, credo, vediamo un pochettino, anche se i bambini credo facciano parte di qualche gruppo scout, quindi probabilmente ne sanno più di me. Va bene, tutta una serie di altre attività in corso. Abbiamo una data di scadenza molto importante, che se non ricordo è l'1 o il 2 febbraio, dobbiamo presentare un progetto, come ci avevamo anticipato in qualche altra diretta. Va bene, me ne vado a lavorare, che ho un paio di persone in panna stamattina. Una persona molto importante già mi ha mandato un messaggio poco fa prima di collegarmi, non gli funziona il mouse, è già sul sentiero di guerra, per cui devo chiamarla immediatamente. Però mi viene in mente una cosa prima di andare via, no, ve la dico nelle prossime dirette. Ciao da Salvo Russo.